sgrassatore. Sgrassatore. Close perché Jacopo ti fa tu. Eh già, hai ragione. Ma vai a fare in culo, va. E gli darò una regolata giusto alla tensione, anche se secondo me. Allora, io qui ho oliato tutto. Vi faccio vedere come ho estratto questo stronzo, che è quella parte di metallo che poi porta la spoletta. Io ho tolto questa vite e ho tolto anche questa specie di anello, perché mi serve portare indietro tutto qui. Dopodiché, spostando anche questa levetta, ora con una mano non so se ci riesco, ma riesco a estrarre questo coppolazzo di minchia qua, che poi va rimesso qua dentro. Ora, come lo rimetto qua dentro? Io l'ho potuto rimettere solamente svitando completamente questa vite, perché sennò non va abbastanza in là ed è una cosa torpe. Quindi ho svitato la vite, questa da qui, e ora posso rimettere questo che diciamo che va in sede da solo, praticamente così. Poi posso rimettere questo in posizione e lui sta, come d'autunno sugli alberi le foglie, lui sta. Poi gli rimetto il suo rondellino. Ora probabilmente non è necessario, ma io ho trovato estremamente facile fare così. Dopodiché si tratta di riavvitare questa vituzza senza stringere eccessivamente, deve essere ferma, ma insomma non esageriamo con l'olio. E poi nel frattempo la centro a questo punto, perché immagino che vada centrata, perché immagino che questo debba avere un minimo di gioco, e la stringo un attimino. Ora un cacciavite un po' inadatto, ma va bene. E a questo punto, beh, sono a posto. Io qua ho richiuso e adesso la macchina gira come si deve, mi sembra che sia allineata con il discorso che facevo prima. Ebbene, ci vorrà forse giusto un pelino di olio qui, ma sì, magari un goccino, dai, glielo diamo. Ora a questo punto mi sembra che per richiudere io debba rimettere questa placca che ho pulito per bene, e mi sembra che sia abbastanza semplice, perché si fa scorrere qui sotto e poi rimane in posizione, come vedete, e controllo che tutto sia libero, ed è tutto libero. Io ho oliato tutte le parti, ho eliminato gli eccessi di olio e mi sembra che la macchina giri molto bene, molto libera, e quindi sono discretamente contento. Ora magari gli do un'ultima pulita qua, e a questo punto poi si tratta di procurare il motore che manca, vedere se riusciamo a fare funzionare questa macchina, che sarebbe una cosa bella. Adesso è il momento di verificare se riusciamo a mettere i fili come servono, cioè a passare il filo. Prima operazione, filo si ficca qua dentro, così, vedete, fa uno scatto, lo prendete, lo tirate e sta dentro questo anello. Poi si porta giù, qua va messo dietro questo gancetto, vedete, così. E poi attraverso i due dischetti, che non vedo perché non ho i fottuti occhiali. Ci sono due dischetti che servono a mantenere una certa pressione. Va messo in mezzo a quei due dischetti, così. E in questo momento lui è dietro questo, in mezzo ai dischetti. Poi si tira su. Si tira su e bisogna rimetterlo in mezzo qua. Vedete? In mezzo a questo. Però poi bisogna tenere questo filo e tirare finché non fa uno scatto e viene agganciato in questo modo. Vedete, tirando questa molla lui si aggancia e va al di sopra di questo microscopico pirlo qua. C'è questo pirlo e deve andare qui, ok? E questa è l'altra operazione. Poi si ficca nell'anello qua, nell'anello fecale, questo qui, che è qua sopra e che voi non vedete. Una volta passato qua, vedete che c'è, se io tengo fermo qui c'è tensione, lo ficchiamo in questo anello fecale, così. E a questo punto, sempre mantenendo una certa tensione, ma anche no, lo possiamo portare giù.
perché a questo punto dobbiamo andare verso l'ago. Io questo lo mantengo su 5 perché a quanto pare è un settaggio medio di pressione, ma ho il sospetto che questo pressore non funzioni bene, ma vedremo dopo. Passiamo alla zona del lago. Ci sono questi pezzi di metallo, il filo deve andarci sopra così e così, vedete, sopra. Ok, ma adesso concentriamoci sulla zona ago. Vedete questo spirale di merda qui? Il filo ci deve andare dentro. Quindi io glielo faccio passare da sotto e tiro, bestemmio e glielo faccio andare dentro. Devo fare un po' di giochetti per farlo, però ed ecco che è andato. No, deve andare di qua sopra e dentro. Ecco, è andato dentro il maledetto anello. Vedete quell'anello lì? Dentro, fottuta messa a fuoco. Dentro questo anello. E poi c'è questo slot che voi non vedete, ma è questo. Io ci devo infilare il filo e farlo andare in basso. Vedete, infilo nello slot e lo faccio andare in basso e tiro, e a questo punto io ho il filo che mi va giù così, ok? E il filo va giù così, in questo modo il filo mi scende. Adesso posso ficcarlo nel lago dalla parte frontale, quindi da davanti verso di dietro. Vediamo se ci riesco. C'è il buchino frontale. Ecco, l'ho infilato e poi lo tiro. Ora che l'ho infilato, vedete che il filo è davanti al lago. Questo è molto importante. Ecco, come vedete il filo è davanti al lago. Adesso posso prendere il filo e farlo passare sotto il pattino della merda qua e tirarmelo da dietro. E a questo punto io, come passaggio del filo per cucire, sono a posto. Riepilogando è semplice, da qui si ficca qua dentro con un movimento di snappo di merda, poi si mette all'interno di questo gancio qua, si scende, si passa attraverso queste due rondelle che pressano il cavo, si fa uscire, si snappa qui in mezzo, si tira questa molletta in modo che si agganci poi a questo pirlo, si inficca nel buco del culo qui, poi si abbassa giù come se fosse un antani, poi c'è questa strana spirale di metallo attraverso cui deve passare, ci si snappa dentro. Poi c'è questo slot, ci si inficca dentro e si ficca con violenza inaudita. Dopodiché si impirla dentro nel lago da davanti e succede che il filo passa davanti al lago e poi si passa al di sotto il pattino striscia merda, che è questo, e si tira da dietro. E a questo punto il filo per cucire delle parti sopra, diciamo, è pronto. Adesso passiamo alla cosa più atrox, che è il rondellino questo qua. E allora, intanto deve essere in senso orario. Questo deve essere in senso orario e semplicemente non come delle macchine da cucire che conosco, che è un inferno, che hanno una clip, si mette dentro la clip, c'è un contenitore per questa rondella, poi si clippa con una lametta e si chiude, vaffanculo. Questo invece lo ficchi così e vaffanculo. Ed è pronto da infilare nelle fessurine che sono qui, che ora vediamo. Non so perché, ma ho perso questa ripresa, quindi la devo rifare e la rifaccio. Come si mette la spoletta? Anni fa ho usato una macchina per cucire non mi ricordo neanche la marca. Vabbè, comunque era complicatissimo. Qui dentro c'era addirittura un altro coppolo
che conteneva la spoletta che andava messa in un certo modo con una clip da chiudere, poi tutto questo coppolino andava infilato dentro con un orientamento ben preciso perché altrimenti si inceppava tutto, poi si prendeva il filo e bisognava farlo passare in un modo che potevi capire solamente se tu avevi dato meccanica razionale con 30 e lode, ed era veramente un inferno, un inferno. Invece in questo è molto semplice, si prende questa spoletta, la bobina, bobbin in inglese. Si mette in senso orario e si cafudda dentro semplicemente così. Ok? Ora qui c'è, come vedete, una piccolissima tacca. Il filo si prende, bisogna infilarlo dentro questa tacca qui, questo gancetto. Lui va di lato e sentite un click perché c'è una molletta che preme e c'è questo piccolo taglio questo slot e deve andare sul taglio, sullo slot qui. Vedete, se voi tirate, il filo deve essere libero di girare e questo è il segno che l'avete messa bene. A questo punto si chiude e il filo deve uscire da questa fessura. Poi quello che c'è sopra che avevamo già messo prima lo lasciamo così, quello che c'è sotto lo lasciamo così. Peppere peppe, ecco che sono posizionati giusti. A questo punto io faccio girare la mia ruota a mano verso di me, così, in modo da abbassare l'ago. Quando abbassiamo l'ago succederà una cosa molto interessante. Metti a fuoco, macchina di merda. Quando abbasso l'ago, lui fa girare tutto il meccanismo all'interno. Quindi tiro e giro la ruota verso di me, lui va giù. E succede che lui, in un certo senso, si prende, come vedete, si è preso il filo di sotto. Ora io il filo di sopra lo tiro verso di me e come vedete lì si è formato un loop che io adesso devo tirare fuori perché ora mi prenderò questo filo luppato, me lo tiro fuori, vedete il loop? E se lo tiro fuori, lui si sta sucando. Questo filo se lo suca e ho ottenuto che adesso il filo della bobina che prima era qui, adesso esce dal buco qui dentro e sono pronto per cucire. E se io do un'occhiata, vedete che adesso questo passa di sotto ed esce da questa fessurina qui. Facile, molto facile. Ho perso anche un'altra ripresa, o meglio non l'ho fatta, probabilmente pensavo che la telecamera fosse accesa, invece non era spenta, perché sono un coglione. Quindi adesso rifarò la prova che ho fatto prima. Dopo aver montato tutto correttamente, spoletta eccetera, io prendo questi due fili e me li lascio di dietro così. Me li tiro verso dietro e li lascio lì. A questo punto io metto il mio tessuto che voglio cucire e abbasso la leva dietro e schiaccio il pattino. Qui mi regolo. Sì, una cucitura la voglio fare così, questo lo lascio al centro e questa praticamente è la velocità di cucitura. Quindi ora io ne farò una. E diciamo è la spaziatura tra le cuciture, quindi se la faccio così vengono cuciture fitte, se la metto a 5 vengono cuciture un po' più larghe, io la lascio a 2 e voi state già intravedendo uno spoiler che è il motore, ma io devo rifare questa ripresa come se il motore non ci fosse, quindi voi dimenticatevi di questa visione. Questi non sono i droidi che state cercando. E quindi cosa ho fatto io nel video che non ho girato? Ho fatto girare la mia ruota a mano e ho sostanzialmente cucito a mano. E come vedete, io sto facendo una cucitura a mano che è difficile da fare perché devo girare a mano, devo tirarmi il tessuto a mano. C'è il pattino che se lo tira, ma è sempre meglio quando si cuce con due mani, mettersi qua e tirare leggermente. Comunque io sto facendo una cucitura a mano
vediamo cosa viene fuori. È difficile farlo girare la mano. È una rottura di coglioni farlo girare la mano. Ma siccome questa ripresa me la sono persa, io lo devo rifare. Ecco, l'ho fatta. Diciamo che ho fatto la mia cucitura. A questo punto alzo qui. Ho detto alzo qui. Tiro il mio tessuto fuori. Mi tiro i fili. E qua dietro c'è un pirlo che mi permette di tagliare il filo. C'è una specie di slot affilato. Io tiro e ho tagliato il mio filo. Ma questo lo vedrete adesso nell'altro. E al volo vi faccio vedere che la cucitura è venuta bene sia da una parte che dall'altra. Segno che la macchina è in fase. Segno che cuce bene. Ma torniamo adesso al video originale, alle parti che ho girato e che non devo, spero, girare mai più. Ecco il tagliafili di dietro. Io quindi, dopo aver cucito, prendo e passo il filo qua, dentro questo slot, e taglio, vedete? E poi questo me li metto qua. Cucitura singola, fatta girando a mano la manovella qua. È venuta perfetta, ma dico perfetta veramente, è fantastico. Anche questa non è niente male, forse può migliorare un po', forse dipende dalla velocità, forse da qualche regolazione, io non me ne intendo, però a vederla così, che dire, mi piace, anche questa non è niente male, ma dalla parte di sopra è veramente più che buona, cioè posso cucirmi le cose, posso realizzarmi un paio di pantaloni, una camicia, una giacca, potrei costruirmi una giacca. E poi c'è questa etichetta che non so se lasciare, penso che la toglierò, però eccola qua, registrata forever negli archivi di YouTube. Ho avuto un ripensamento e il colore di questa ruota dentata non mi piace, perché è molto simile al colore delle ruote dentate che si sfracellano dopo anni, perché la plastica, lungi dall'essere eterna, si degrada. E quindi sto già preventivando il fatto che prima o poi questa ruota dentata si romperà, e sto cercando di capire come fare per una eventuale sostituzione. Osservando l'orrore nero, decido di ignorare il problema, perché per smontare questa ruota dentata bisogna estrarre, io temo, bisogna estrarre tutto l'asse, e quindi bisogna totalmente devastare questa macchina, per cui per adesso rimane così. Quando si romperà ci penseremo. Stiamo aspettando il motore. Ho inoltre scoperto un'altra cosa, che questo coso qua non è bloccato. Non è bloccato. È bloccato semplicemente perché questa leva è su. Ma quando noi abbassiamo il carrello, lui si ingaggia. Si ingaggia e preme. E quindi, quando poi lo alziamo, lui disconnette e diventa libero. Quando ingaggiamo, lui stringe. Ora io l'ho regolato con lo zero in modo che sia libero ma a contatto, in modo che quando stringo lui comunque stringe un po'. Lo metto a 5, che è la cosa in mezzo, e va a fanano.
E adesso vediamo se abbiamo fatto una cazzata o no. Scatola di cartone e attenzione, abbiamo una cinghia molto corta, veramente molto corta, è un motore. Ah, motore con cinghietta dentata, però con spazzole, con bulloncino, con istruzioni, con pedale, ma è bellissimo. Odora di nuovo, classico pedale, presa, altra presa. Il motorino è veramente simpatico, mi ispira una grande simpatia. Nuovo di zecca, che bello, che bello, che bella finitura, mi piace veramente tanto. Bene, adesso proviamo a montarlo. A questo punto, adesso sono cazzi, adesso sono veramente cazzi. Andiamo dal cazzo un po' di stronzate, vediamo se effettivamente si riesce. È praticamente perfetto, è praticamente perfetto. C'è la tacca e la controtacca, e a questo punto vediamo se questa vitina ci permette. Allora, questa cinghia dentata, io, beh, oddio, potrebbe anche andare, quindi non ho bisogno di usare questa. Adesso vediamo. Spazzole di ricambio, notevolissima questa cosa. Colocar el motor en el orificio de debajo del volante. Di abbasso, di abbasso. Ma cos'è questo schifo? Guardate, è venuto giù dello schifo. Questo è l'olio che ho messo e che è colato. Che schifo. Ho già sporcato di nuovo tutto, vedete? Che sono un coglione. Vediamo se questo ci va. E questo ovviamente ci va alla perfezione, guardate. Meraviglioso. Posizionare il motore nel foro sotto il volante. Fissare il motore finché la cinghia non è in tensione. Intanto io glielo ficco. Il motore è così. Ma la cinghia? La cinghia dovrebbe entrare. E guardate, ci arriva. Poi abbasso. Ma è una meraviglia. È una meraviglia di semplicità. Fantastico, e sto usando la sua cinghia. Guardate che cosa meravigliosa. La sua cinghia è perfetta, l'allineamento è perfetto. Allineamento perfetto. Adesso prendiamo la corrente elettrica e correntiamo immediatamente questo sistema meraviglioso. Guarda, se Shannon Volmet mi facesse il favore di tacere un momento. Ok, prendiamo una presa multipla di alimentazione, altrimenti detta ciabatta, della Wimar donatami da Dante, e a questo punto testiamo immediatamente tagliando la maledetta fascetta che odio. Questo cavolo allunghiamo
io sostanzialmente devo, se riuscissi a tirare questo cazzo di cavo tutto attorcigliato. Allora io ficco questo e ovviamente va così. Attenzione, è il momento della verità. La cinghia è troppo lenta, ok, e quindi non gira, quindi va allentata e va, immagino, abbassata con violenza, con turpe violenza, con turpitudine. Wow, attenzione. Io presumo che ciò sia ok. Il filo della bobina è già passato, il filo della spoletta è quello che dobbiamo passare. E adesso lo facciamo al volo, se ci ricordiamo. Quindi, questo qui, dentro. Poi questo va dentro il gancio. Poi va dentro il tensore. Ritorna qui e torna dentro. Qui, così. Poi, tenendo premuto qua, devo ganciarlo lì. A questo punto lui sale, si infila nell'occhiello qua. Ecco, e a questo punto scende. Scende, deve entrare in questo altro occhiello qua, però al contrario. Immagino che debba entrare da sotto, ecco, in modo che scende dritto. Poi si ficca in questa tacca che c'è qua. Insomma, voi potete andarvi a rivedere il video dove spiego questa cosa. Dopodiché posso ficcarlo nel lago e con la pinzetta ce lo prendiamo e vaffanculo. Verifichiamo tutti i passaggi. Da qua si inficca qua sotto, qui sotto si inficca qua, si scende giù, si passa dietro questo gancio, si mette tra le due rondelle fecali, risale, si rinficca dentro lo stesso gancio, poi tenendo premuto questo si tira questo qui in modo che scatta sulla molletta e finisce preso da questo dente qui. Poi sale, si ficca qua dentro, scende, scende, si mette dentro questa molla ritorta, questa qua. Si ficca dentro questo slot qui, scende giù, finisce, se tutto va bene, davanti al lago, e da davanti al lago si ficca e si tira fuori. Ora dobbiamo fargli prendere la spoletta e per fare ciò, se non erro, bisogna girare a mano, ecco così, finché lui acchiappa, ed ecco che lui ha acchiappato. Perché se io adesso tiro, ecco che ha tirato. Vedete? Si è formato il loop. Vedete quel filo grigio? Quel filo grigio è la mia bastarda spoletta. Che io adesso me lo tiro da sotto ed eccolo da sotto. Quindi poi abbiamo questo. È finito sotto. Questo è finito sotto. Me li metto dietro e ribadisco, me li metto dietro. E sono pronto per cucire, sono pronto. E adesso proviamo col motore. Cosa c'è di meglio che usare lo straccio sporco di olio che abbiamo usato per la macchina? E quindi adesso io glielo metto lì. Abbasso qua. Il tensore è a 5 ed è tensionato. Questo lo mettiamo... lo mettiamo a 3, io non mi ricordo cosa voglio dire. Facciamo una cucitura zigo-zago. Leggermente zigozago al centro,
Ora praticamente io devo premere il pedale qua e userò le mani perché devo andare un po' avanti e poi devo andare indietro e come vedete sono andato indietro e poi torno avanti. Quando ho finito torno indietro un attimo e torno avanti e ho finito la mia cucitura. Attenzione, attenzione, e poi prendo i fili da qua e li taglio con il sistema che ho fatto vedere in precedenza. Fantastico. E vediamola com'è venuta questa cazzo di cucitura. Beh, è venuta niente male, forse un po' veloce? Sì, perché ho settato a 3 e quella adesso mi ricordo è la velocità. Adesso ne facciamo un'altra un po' più lenta. Metto a velocità minima 1. Voglio una cucitura 1, quindi qua metto a 1. Qui metto al centro. Lo zigzag lo voglio un po' più largo stavolta. Anzi, un po' di più. Lo mettiamo qua. E a questo punto vado indietro. Vado avanti di nuovo. Ho paura a mettere le dita. Sì, mi sono perso un filo. Si è strappato un filo. Ok, si è strappato il filo di sotto. Ma devo dire che è venuta bene. È finito il filo di sotto, che è questo, infatti. E come vedete è grigio. È finito perché io sto ancora usando questa bobina che ha su il filo che è stato trovato con questa macchina. Quindi chissà quanto cazzo è vecchio. Infatti qua ce n'è un altro di un altro colore. Ho trovato il capo del filo e adesso vi faccio vedere come si mette la bobinetta. Allora questo ce lo tiriamo se riusciamo a tirarcelo, perché qua è duro come la merda. Perché è duro? Perché sono un coglione io. Vabbè, ce lo tiriamo e lo lasciamo lì dietro. Allora la bobinetta si mette in senso orario, col filo che esce in senso orario, e si sbatte come se fosse un pezzo di merda, ma si sbatte lì così. Poi si prende il filo e lo si fa passare dentro questa tacca che voi adesso non vedete e si fa mettere nel gancio del pirlo lì finché non fa il click e la molletta sta lì, ecco, così, e si tira fuori un po', ok? È nella molletta, è nel punto giusto? Sì. Poi abbasso, vediamo, e vediamo se se lo tira su. E sembra che se lo sia tirato su. No. Sì. Sì, l'ha tirato su perché ho tirato il filo nero e se l'è tirato su. Poi con questo pirlo infilo il loop che ho appena creato e mi sono tirato il cavo della bobinetta. Ed ecco fatto. Vado largo così, vado al centro, vado lento perché sono messo su uno. Questo non so cosa sia, norm, max, e poi ci sarà un minimo, questo è un cazzo, c'è un simbolo di un cancelletto multiplo. Comunque io lascio su norm e riprovo la cucitura a questo punto. E non ha cucito. Cominciano a girarmi i coglioni a me. Questo filo del cazzo si è strappato nuovamente. Perché? Perché questo filo è una merda. Ok, avvolgiamo un nuovo filo. Se questo filo ha strati di merda e muffa ed è scolorito ed è smerdato, quindi lo eliminiamo. E poi qua addirittura sotto c'è un quello che sembra del è altro filo. Ma qua ci sono fili morti di ogni tipo. Va bene, libero questa spoletta e vediamo. Ok, come si fa ad avvolgere una di queste? Da quello che ho visto, praticamente, si ficca il filo tipo qua così e si fa uscire da uno dei buchi.
poi si ficca lì. Poi la si passa qui in mezzo, c'è questa rotellina che crea una certa tensione. Ed ecco che a me è saltata via. È saltato via il puttanesimo. Il puttanesimo. Quindi togliamo di nuovo, rificchiamo qua. Ci sono dei buchini, se li vedessi. Qui devo disengaggiare questa, che è la frizione, in modo che quando giro questo, l'ago non si muove. E ora io in questo modo, vedete, tengo un attimo, lui fa frizione, ma se io faccio così, ecco che sto avvolgendo, vedete? Quando arriverà a toccare questo fermo, dovrebbe interrompersi. Vedete, si è fermato perché ha toccato e si è disingaggiato. Cosa cazzo sto facendo io? Allora, ok, quindi questo lo rimettiamo qua. Voi non state vedendo un cazzo. La mettiamo dentro lì, la facciamo passare sotto il cazzo in culo, poi la ficchiamo nella tacca della minchia, chiudiamo, verifichiamo che giri, chiudiamo. Ringaggio la frizione, così ora posso andare in giù e tirarmi il loop e sono di nuovo pronto alla cucitura. E a questo punto vediamo se funziona per la terza volta. E sta finendo la batteria della telecamera, logicamente, ma noi ci proviamo lo stesso. Sto facendo una cucitura veramente a cazzo. Ecco, ho deciso di cucire a minchia. E giusto per vedere che cazzo è venuto fuori, però mi sembra che abbia fatto quello che deve fare. Sì, sono andato così. Sono andato io storto, ma devo dire che è ok, sia da una parte che dall'altra. È in mezzo. Con la batteria quasi a zero, mi sembra di capire che ce l'abbiamo fatta. È una vittoria del socialismo lui. Il motore è preso su Amazon. Funziona. Qui continua a sbavare olio, io non capisco perché e da dove. Ora mi sa che bestemmerò molto forte. Vabbè, comunque è olio. Chi se ne fotte. E esteticamente è anche carino, anche se è nero. La sua cinghia, devo dire, che fa? Funziona. Squadra che vince non si cambia. Io devo dire che abbiamo riportato in vita una macchina per cucire, che è una cosa che veramente non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare. E invece... Vediamo se riesco a chiudere con un finale. In definitiva, che cosa ho fatto? Ho trovato questa macchina per cucire nella spazzatura. L'ho portata a casa, l'ho pulita. Ho regolato un po', ho pulito, ho oliato e qui c'è il tavolo con tutti i prodotti della morte. Ho preso un motore esterno universale per macchina da cucire, per macchina per cucire, che è perfetto, veramente perfetto. Ha già la sua cinghia e la macchina funziona. Io non sapevo assolutamente niente, ma dico niente, di macchine per cucire. Sono sempre state un mistero pazzesco per me le macchine per cucire. Non ci ho mai capito un cazzo delle macchine per cucire. Mi sono informato su internet, ho guardato dei video YouTube, ho cercato la sigla Singer 257 su YouTube, ho trovato dei video che mi hanno rincuorato sulla facilità, tra virgolette, di mettere le mani su una macchina del genere. L'ho fatto. Tanto cosa avevo da perdere? Niente, era buttata via. E invece funziona, sono riuscito addirittura a rimettere a posto il timing dopo che io avevo smontato la cinghia sotto, cosa da non fare mai se non volete perdere appunto la temporizzazione della coppola. C'è una coppola di minchia rotante che deve con
deve confrontarsi con il cazzo del lago, e se il cazzo del lago non entra nella coppola di minchia da Dante, il lago si pianta nel ferro e si spacca, e quindi va messa in fase perché altrimenti non prende il pirlo del lago, non prende il cazzetto del filo qua, il filo che va infilato dentro questa tacca scrotale qui, dentro questo scroto gotowi. Nello scroto gotowi si passa il filo della spoletta, della bobina, bobbin come dicono in inglese, the bobbin, e poi si passa il filo qua in un modo che io trovo estremamente semplice rispetto alle macchine che ho visto in giro, e sono contento perché essa fa ciò che deve, e cioè cuce, e soprattutto sono riuscito in ciò, una cosa che non avevo mai fatto. E questo è per dirvi che quando non sapete una cosa, cercate, informatevi, leggete, imparate da soli perché nessuno vi insegna le cose. Mai vista una così schiacciante vittoria del socialismo lui. Ora questa macchina è Gotowi, è decisamente Gotowi, con carboncini per il motore e cinghia di ricambio. Fecale, Gotowi, semplice senza alcuna superfetazione. Mentre acquisisco nastri magnetici, una precisazione su quanto detto poco fa, non è che non esistono maestri che non si può insegnare. I maestri esistono e sono anche a volte molto bravi nel comunicare le cose, eccetera. Ma se un, tra virgolette, studente non ci si mette d'impegno con la volontà di imparare, con un po' di passione, c'è poco che un maestro possa fare. Se uno studente se ne sbatte, se ne sbatte. Sì, ci sono maestri più bravi a comunicare entusiasmo in quello che fanno, ma tutto dipende dallo studente, secondo me. È una questione che a volte non si comprende, però è così, almeno secondo me. Per questo dico, non esistono maestri, esistono solamente studenti. Ma che cazzo sto dicendo?